Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Rombo TV, rigorosamente in diretta, ora 23:02 di una domenica certo molto calcistica, ma anche molto motoristica, perché si è corso con profitto il motomondiale in Portogallo, dove i piloti si trattengono e le case si trattengono domani per i test già in programma, con poco profitto invece a Monza a causa problemi di maltempo, ma che hanno generato anche polemiche di cui farò un attimo parleremo, e si è corso in tantissimi altri posti, per esempio Franco Nunes, che saluta reduce da una galoppata da Vallelunga a via Stalingrado Bologna, degna del miglior Gilles Villeneuve, di cui dopo fra un attimo parleremo. No, se no tutti multa veloce, vengono segnalati, assolutamente pianissimo, 130, pioveva, anzi 110 sulla pioggia. Mi sembra assolutamente giusto. Io do il benvenuto al dottor Gianfranco Pasqua, segretario del Motoclub Arco di Trento, che qua per parlarci di motocross, lo faremo nella seconda parte. Buonasera dottor Pasqua. Buonasera, grazie dell'invito. Ben ritrovato Stefano Bergonzini, che buonasera, è un collega, Alberto. È un amico che sta anche facendo un lavoro molto proficuo, come dire, di comunicazione legata alla trasmissione, anche per affetto verso Marcello Sabatini. Ma guarda, il lavoro più bello è stato quello sotto il tavolo con Joanna Villeneuve e con Melanie nel discorso, che credo sia stato, come dire, assolutamente da raccontare. Giustissimo, e buona serata Paolo Bentivoglio, questa sera ho voluto qua al mio fianco. Ciao Paolo. È un onore, è una promozione. Parentesi prima di tornare alla Superbike, parentesi dedicata al motocross, perché non è qui a caso segretario del Motoclub di Arco, cioè Gianfranco Pasqua, perché dalle immagini adesso che la regia ci propone, noi traiamo spunto per presentare Pasqua, che cosa esattamente? Beh, presentiamo la gara campionato del mondo MX3 e Woman MX, campionato rosa mondiale. Qui vediamo alcune immagini dell'Internazionale d'Italia, che si è corso il 4 di marzo. Gara entusiasmante, soprattutto per noi organizzatori, perché dopo quasi 20 anni riproponevamo una gara di questo livello e avevamo insomma parecchi dubbi sulla struttura, ma tutto è andato bene e quindi la Federazione Nazionale ci ha riproposto con una gara nel campionato del mondo ancora quest'anno. Quando? Il 19-20 maggio, quindi ormai siamo a pochi giorni. La macchina organizzativa sta viaggiando a pieno ritmo. Quanti piloti e quanta gente vi aspettate? Ma allora, noi abbiamo pochi riferimenti, contiamo molto sulla novità, cioè di ritornare con un campo che in passato ha fatto parecchie gare di campionato del mondo, e quindi siamo in una zona logisticamente anche buona per quanto riguarda gli stati, la Francia piuttosto che la Germania, l'Austria, e quindi noi pensiamo di avere molto pubblico. I piloti saranno, non abbiamo ancora l'entry list completa, ma comunque avremo sicuramente almeno tra i 70 e gli 80 piloti dell'MX3. Le ragazze dovrebbero essere tutte, quindi arriveremo ai 40 a riempire la griglia. Stefano, una cosa da aggiungere se vuoi? Ma da aggiungere la bellezza di queste immagini, il ritorno di un circuito importantissimo, appunto Ciclamino di Arco di Trento, dove nel 94 si disputò il mondiale della 250, erano gli anni di Sandro Puser, di Stefan Everts, e il ritorno, come dire, al grande successo di questa Internazionale d'Italia di marzo. Secondo me saranno due giorni bellissimi e veramente molto, molto bello che il motocross sia in questa forma, in questo momento in cui molti sport un po' segnano il passo, le griglie di partenza sono vuote, alcuni campionati sono stati cancellati. Devo dire che gli amici di Trento stanno lavorando molto bene, questo non lo si può negare. Devo dire anch'io che mi complimento per quello che si vede nelle immagini. Torniamo un attimo alla Superbike oggi a Monza, perché abbiamo estratto dal post gara, dal paddock show sulla 7, alcune dichiarazioni di Marco Melandri. Le ascoltiamo, poi vi leggo le dichiarazioni del responsabile Pirelli a cui facevo diciamo cenno prima, e vediamo di ripartire con una chiacchieratina sul tema. Adesso a me la cosa che non ha fatto piacere è, una volta fermata la gara, si è deciso di dare già il punteggio. Secondo me bisognava aspettare e vedere se era possibile ripartire.